tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 4 gita all'aria aperta. Ragazzi, iniziamo subitissimo con il nostro nuovo video. Iniziamo subito, eccolo qua il nostro Jacopo Parisi, ragazzi, già è pronto, guardate, lo vedete? Vi sembra un uomo che ha la forza di lavorare? Assolutamente no, lui non ha la forza di lavorare, quindi si dirigerà vicino al suo nuovo computer, andrà in unità familiare ed andrà in vacanza, ragazzi, andrà in vacanza, avete capito bene? Ha bisogno di andare in vacanza, deve un po' svariare il nostro amico, non può sempre lavorare tantissimo, almeno non l'abbiamo mai visto lavorare, ma sicuramente è pieno di lavoro. Ok, andiamo a cercare un po' la nostra vacanza su internet, cerchiamo un po' di sconti, vediamo un po', ragazzi, vediamo un po' cosa ci fanno trovare. Attenzione, in vacanza, ci sono vari ritiri, come possiamo ben vedere. Ok, il lotto non è disponibile per l'affitto in questo momento, ok, solo per questo momento. Abbiamo il rifugio verde da 397 al giorno, 282 al giorno il ritiro sul lungomare, 635 il rifugio nella foresta, attenzione, è bello costoso, 893 il ritiro in riva al lago e il campeggio 30x20. Ragazzi, ma noi siamo persone da campeggio, che ritrovi? E vediamo un po', direi naturalmente di andarcene un po' in vacanza, direi 7 giorni? Ma sì, perché no, dai, siamo persone che ama stare in vacanza, ok? Ragazzi, una vacanza di 7 giorni, si inizia bene, sperando che sia un po' come The Sims 3, ovvero che la vita non va avanti, si ferma in quel momento. Campeggio, ragazzi, siamo in campeggio, eccola qua la nostra vacanza. Ok, direi di fare una bella fotografia, ragazzi, vediamo un po' subito cosa ci troviamo davanti. Ok, sicuramente siamo in zona di campeggio, ma più che altro in questo momento noi possiamo tipo costruire. Il lotto non è modificabile durante una vacanza, ma puoi procurarti provviste da campeggio alla stazione del ranger. Ok, troviamo la stazione del ranger. Intanto vediamo che qui potremmo sicuramente accendere del fuoco. Ok, passa del tempo, accendi, metti nell'inventario. Qua possiamo cucinare, qua possiamo giocare. Però abbiamo bisogno, ecco, di andare verso questa parte sicuramente. Vediamo un po' da questa parte cosa troviamo. Ok, già da quella parte non possiamo andare. Ok, vediamo subito. Qua che si tratta? Esplora il bosco, portami al bagno, portami all'alloggio. Ok, andiamo a vedere questo portami all'alloggio. Ok, amico mio, dai, corri, vediamo un po' di chi si tratta. Intanto iniziano i sim che amano l'aria aperta. Vabbè, questo lo sapevamo. Ok, vai, si inizia subito col campeggio, ragazzi. Ok, vediamo dove va il nostro amico. Ok, sembra che sia questa parte. Intanto, ciao amici, sono Veronica, il vostro amichevole ranger della foresta. Siccome sono un'enciclopedia del campeggio, se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Va benissimo, proviamo subito, non so, una presentazione amichevole con la ranger del posto. Ok, anche abbastanza anziana la nostra amica, Veronica Farina. Siamo a farti delle domande, chiedi informazioni sul campeggio. Ok, sì, ma parlate in modo un po' più sistemato. Ok, vediamo un po' che informazioni ci può dare. Mettiamo pausa. 5 specie di pesci vivono solo a Granite Falls. Cerca però di non esagerare a pescare nei nostri specchi d'acqua. Eh sì, se no finiranno, mi sembra ovvio. Poi chiedi informazioni. Ok, chiedi di fare areomanzia. Ah, proviamo, non l'ho mai sentito. Vediamo un po' di che si tratta. Ok, dai, vediamo un pochino. Intanto alziamo la nostra barra. Ok, che cos'è questa aromanzia, giusto per sapere? Altre informazioni sul campeggio? Vediamo un po'. Ah, attenzione, questa è aromanzia. Cioè, guardare un po' le stelle. Ok, ragazzi, una bella fotografia. Ok, come sono belli i nostri sim. Anche se mi aspettavo un po' di meglio, cioè, le vecchiette vai a prendere. Ok, intanto si sente ispirato il nostro amico, ottimo. Parla dei sogni. Vediamo magari anche altre. Ok, entusiasmati per l'aria aperta. Intanto io più che altro vorrei andare un po' all'esplorazione, già che ci siamo qua, o almeno
vedere un po' il posto. Intanto noi siamo qui. Possiamo andare al parco nazionale, come possiamo ben vedere, e sicuramente ci andremo. Ma più che altro, da questa parte possiamo andare, sì, possiamo andare ovunque, ma io vorrei sapere un po' dove dormire. Ok, se io voglio dormire, dove dormo? Ok, questo quindi è un punto principale. Vogliamo capire come dormire. E noi ci dirigiamo un po' da queste altre parti. Cioè, io vorrei dormire tipo nel mio campeggio, cioè nella tenda. Però dove comprarla la tenda? Cioè, comprare la tenda o meno? Oh, vediamo un po' queste parti. Siediti, siediti insieme e fai un pisolino. Ok, questo sarebbe tipo una specie di soggiorno, da come si può ben capire. Ok, intanto togliamo, fai quest'aromanzia che stavamo facendo fino ad adesso. Questo è l'attuale nostro bagno. Intanto che possiamo fare? Ah, fai la doccia per 10 simoleon. Ottimo. Ottimo, direi. Intanto, da questa parte che cosa possiamo fare? Attenzione. Compra provviste, portami all'alloggio, portami al bagno, esplora il bosco, leggi le informazioni sul campeggio. Ok, andiamo a vedere. Intanto anche la nostra amica ha malaria aperta, questo lo sapevamo. Ragazzi, vediamo un po' cosa ci dice anche questa parte. Vediamo. Aspettiamo. Ok. Grand Falls ti dà il benvenuto. Qui si trovano le cascate più grandi in questa zona di Willow Creek. Al momento ti trovi nella zona di ritiro del campeggio, dove puoi piantare la tenda, radunarti intorno al fuoco da campeggio e molto altro. Ecco, noi abbiamo bisogno di una tenda effettivamente, che al momento non abbiamo, quindi probabilmente scusate ragazzi, dovremo comprare delle provviste. Ok, bruttissimo starnuto. Vediamo un po' che cosa possiamo comprare. Ok, sicuramente dovremmo scegliere noi. Ecco qui. Ci interessava sicuramente comprare una bella tenda. Ok, noi compriamola, vediamo un po'. Questi sono provviste. Poi abbiamo mobili. Ok, questi vabbè, possiamo comprarli anche in un modo diverso. Divertimento, sì. E poi gli ingredienti, che questi potremmo anche coltivare nel tempo. Intanto direi di comprare la nostra tenda. Ok, sono sempre la stessa, quindi magari cioè, cambia più che altro il colore. Quindi direi la baita in borsa ti permette di portare in campeggio tutti i comfort di casa. Questa tenda spaziosa accoglierà facilmente te, i tuoi amici e forse anche un orso grizzly. Va benissimo, ne compreremo sicuramente uno. Poi magari un frigo portatile, ma perché no? Dai, ce lo possiamo portare con noi. Poi fuoco da campeggio, vabbè ci sta, il mega frigo no, non spendiamo troppo. Porta luce, vista, vediamo. Funziona anche a gas naturale che brucia in modo pulito. E portatile, ma sì dai, portiamo anche il portaluce. Ok, questo è il portatile. Offre la luce oppure, come dicevano i cavernicoli, il fuoco. Ed è portatile, il portaluce portatile ora con alimentazione a pila. Ok, direi questo qui più che altro ce lo portiamo con noi. Ok, poi va bene, ci sono anche le tende un po' più costose, vedo, no? Tenda campeggiatore comodo. Il campeggiatore comodo è una tenda piccola, elegante e facile da montare che quando vivrai alla buona ti darà l'idea di vivere al meglio. Ma magari io direi di comprarla al posto della baita in borsa. Dai, costa di meno e sembra anche più figa. Quindi dai, compriamo quest'altra. Perfetto, dai, facciamo questi piccoli acquisti per semplici 620 dollari. Ok, intanto cosa stai facendo? Giusto per sapere, fai aromanzia. No, dai, fai un po', magari un po' di socializzazione con Nina Caliente, vai. Presentazione amichevole. Dai, facciamo socializzazione un po' con le persone del posto, anche se poi del posto non sono. Ok, perché Nina Caliente già la conosciamo. Ma no, parla dei sogni, possiamo proporre piani folli. Ok, sediamoci vicino a lei. Poi, non lo so, descrivi una nuova idea, perché siamo persone abbastanza ispirate al momento. Poi chiediamo, non lo so, della sua giornata. Possiamo, non lo so, spettegolare. Possiamo. Menti sulla carriera? No, perché non ne abbiamo neanche una. Chiedi altre scelte, amichevole.
Impara a conoscere. Intanto vediamo, il nostro sim trascorrerà il tempo, ma qualcosa mi dice di sì, purtroppo. Poi possiamo... Ah, tanto attività di gruppo, attenzione. Racconta una storia di gruppo. Avventura di un bottino d'oro. Anina caliente, sì. Ok, quindi abbiamo sbloccato anche le attività di gruppo. Sì, queste sono le cose interessanti del gioco, ragazzi, che piacciono davvero tantissimo. Ok, intanto possiamo apprezzare. Intanto, magari non ci sono specchi d'acqua in zona, vero? Peccato, volevo un po' fare anche pesca, ma sembra che non ci sia, ma ci siano solo alberi. Ok, intanto te continua a socializzare per i fatti tuoi. Ok, specchi d'acqua, non ne vedo. Però vedo, attenzione, qua c'è da scavare. Poi vabbè, scaveremo più avanti. Cioè, andremo anche un po' alla ricerca, alla riscossa. Vediamo che effettivamente qua c'è dove possiamo pescare. Ma possiamo andare fin qui e in qualche modo pescare? Sembra che è possibile. No, non è possibile. Forse da questa parte non è possibile. Potremmo magari farlo da qualche altra parte. Ecco, tipo da questa parte sì. Ok. E intanto, dove ti trovi? Ok, sei sempre qui seduto? Ok, finalmente con una ragazza un po' più giovane. Bravo il nostro amico. Non lo so, fai anche qualcos'altro. Ok, attività di gruppo, racconta una storia di gruppo, fiaba sul topino, sempre Nina Caliente. Vai, vai. Magari vi alzate. Ok. Dai, socializzate, socializzate, non ti mettere vergogna. Ok, intanto abbiamo anche il ranger maschio nella zona. Ok, intanto stiamo raccontando la nostra fiaba. Va benissimo, entusiasmati per l'aria aperta. Possiamo, vai in escursione, vai all'alloggio. Ok, c'è da divertirsi. Ok, parla dei sogni. Intanto Maxi si è aggiunto ai preferiti un lotto. Ok, vabbè, questa è la parte della Maxis, poi vedremo per il bene. Intanto, un po' di imbarazzo, cosa è successo? Vabbè, descrivi la nuova idea. Chiedi di fare romanzia, chiedi di passare del tempo insieme. Ok, ho capito Maxis, va benissimo. Non so, Nina Caliente non mi ricordo se era fidanzato o meno. Proviamo un po' intanto a chiedere se è single. Ok, vediamo un po'. Sei single? Oh, perfetto, ragazzi, potremmo anche fare bella figura. Andiamo sul romantico flirtando un po'. Anche se non è ciò che vogliamo al momento. Cioè, non ci interessa flirtare. Siamo in campeggio per altro. Ok, non vogliamo flirtare, ma al momento vorrei andare più che altro a pescare. Sì, una bellissima attività di... che potremmo fare è proprio pescare. Ok, quindi facciamo vai a pesca. Che okay, lasciamo la nostra amica. Poi vabbè, la rincontreremo, ma al momento ci interessa più le attività di all'aria aperta, e la pesca è una delle più belle al momento. Ok, cosa c'è di meglio che pescare? Ok, facciamo una bella inquadratura. Ok, intanto abbiamo acquisito vabbè, l'abilità di pesca a livello 1. Magari potremmo anche coltivare, ma non al momento. Ok, dai, facciamo un po' di pesca. Ok, sembra davvero fantastico, ragazzi, questo game pack. Non lo so, tanto interessante. Intanto abbiamo ottenuto un esemplare di ciprinide. Ok, abbastanza classico. Noi vogliamo un po' i pesci più rari, quindi un'abilità da migliorare sicuramente sarà quella di pesca. Intanto nella nostra aspirazione prendi 5 pesci a granite falls e raccogliere 10 piante non identificate per ottenere nella parte di aspirazione di fanatico dell'aria aperta pivello. Quindi dovremmo impegnarci davvero tanto, quindi direi di pescare, sì. Intanto cosa voleva il nostro sim? Ah, forse vuole mangiare e andare in bagno. Intanto possiamo pescare il pesce koi e la trota, grazie al livello 2 di pesca che abbiamo appena sviluppato. Ok, dai, un po' di impegno, mi raccomando, amico mio. Facci fare bella figura. Dai che c'hai anche il barbone bello. Te lo puoi permettere. Magari però i capelli non dovevamo farli neri. È un qualcosa di diverso secondo me. Ok, intanto, attenzione, abbiamo ottenuto un esemplare di prezzemolo, magari poi lo coltiviamo.
E vabbè, quindi queste sono tutte le cose che abbiamo. Colloca nello scenario. Ok, qua abbiamo il prezzemolo che potremmo piantare. Ok, poi abbiamo la tenda e il nostro frigo che possiamo collocare tutto nel nostro scenario. Ok, dai, ti stai divertendo a pesca? Che facciamo anche un'altra fotografia. Vediamo un pochino, una cosa più o meno simile. Ok. Divertiti, vediamo un po', riesci a prendere qualcos'altro? No, sei troppo una schiappa. Dai, andiamo in bagno. Dobbiamo andare nei... Aspetta il tuo turno, attenzione. Sperando che non ci sia traffico, come potremmo ben dire. Intanto, vabbè, i pesci di questa zona sembrano troppo scarti per le abilità del nostro Sim. E questo ci dispiace. Intanto, vediamo, dove peschi? Sembra diverso? No, sono semplicemente i riflessi, vero? Sì, ok, qui possiamo mangiare, fare... No, non possiamo andare qua, vero? È zona di qualcun altro. Ci stiamo spostando da lotti a lotti. Intanto vescica e fame si fanno sentire, speriamo che possiamo andare in bagno. Vediamo, il turno tuo? Ok, puoi andare? Sembra di sì, attenzione. Attenzione, è veramente bruttissimo questo bagno. Magari dovrebbero un po' pulirlo, secondo me. Ok, abbiamo bisogno di mangiare qualcosa, ecco, dobbiamo cercare dove mangiare adesso. Ho visto qualche parte dove possiamo cucinare. Vediamo un pochino. C'è... È un orso, ragazzi. Ah no, è semplicemente Jessica Nezzi. Perfetto. Possiamo aggiungere un ciocco. Arrostisci. Perfetto. Possiamo fare dei... un pesce arrostito. Dai, sì. Divertiamoci anche con gli altri, ragazzi. Perfetto. No, torna al lotto. No, non voglio andare al lotto. Non voglio andare al lotto. Perché mi fai andare al lotto? Ok, stando da questa parte, vediamo se possiamo cucinare nella nostra zona. Ma certo che sì, possiamo cucinare senza problemi. Direi prima cosa di accendere, quindi. Dobbiamo accendere il fuoco, ragazzi. È normale, mi sembra ovvio. No, lascia adesso. Ecco. Cioè no, devi andare nella parte tua, non fare lo stupido, dai. Ok, dai. Ok, è abbastanza affamato il nostro Sim, vediamo. Possiamo arrostire come abbiamo appena detto, vediamo un pesce arrostito, dai, vediamo come te la cavi, ragazzi. Mamma mia, com'è figo il nostro Sim! Dai, migliora. Intanto che abilità miglioriamo? Ok, vedo che stiamo migliorando. Ah, ecco, sì, l'abilità di cucina, mi sembra ovvio. Anche se non è che ci vuole tanto per arrostire un pesce. Intanto abbiamo acquisito l'abilità almeno a livello 1, perfetto. Adesso con la nostra abilità gli permetterà di preparare piatti deliziosi, classici e semplici. Gnam, più alto il livello dell'abilità, più ricette vengono sbloccate. Mi sembra logico. Ok, intanto come sta andando il nostro pesce arrostito? Vediamo un pochino. La fame aumenta, ragazzi, sta aumentando. Intanto il pesce sembra quasi pronto vicino al nostro bel fuocarello. Ok, però adesso devi mangiarlo. Te lo sei anche arrostito in qualche modo. Ok, sì. Poi vabbè, abbiamo anche la nostra brace probabilmente a carboni che sicuramente ci farà cucinare tante cose belle. Intanto, da questa parte che cosa possiamo fare? Possiamo passare del tempo. Aggiungi un ciocco. Magari lo aggiungiamo dopo. Giusto per divertirci un po', ragazzi. Ok, intanto facciamo una piccola fotografia. Vediamo che nel nostro campeggio non c'è nessuno. Eh sì, abitiamo un po' da soli. Eh sì, è un po' brutta la cosa. Tanto dobbiamo dedicarci anche un po' alla parte del raccogliere materiali e oggetti in giro. Ok, intanto completiamo la fame. Dai, riempiamola. Mangia il tuo pesce arrostito. Intanto questo... Ok, sì, un piatto di pesce arrostito. Ok, qui si è spento. Perfetto, sei molto stanco. Direi di collocare la nostra tenda. Colloca nello scenario. Vai. Andiamo a montare la nostra tenda. Attenzione, dove l'hai messa? L'hai messa in un posto bruttissimo. Ok. Bah, ti piace dove l'hai messa? Cioè, spero di sì. Non è che l'hai messa proprio molto bene. Ok, dai. Magari facciamo una cosa. Si può spostare in automatico. Perfetto. Per fortuna che ci siamo noi. Ok, mettiamo più o meno qua, dai. Magari la trasliamo. Cioè, la ruotiamo, scusate. Rimaniamo qua e vediamo, scegli abiti, rilassati, leggi il codice
compendio della natura aperta. Ok, sì, andiamo a leggere un po' questo libro. Ok, intanto una bella fotografia. Dai. Perfetto. Dai, vai a leggere il libro. Intanto abbiamo anche la nostra torcia, come potete ben vedere. Ok, intanto stiamo migliorando non so cosa. Perfetto. E il nostro sim se ne va a dormire ormai, troppo stanco. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Sicuramente andiamo a fare qualche bella escursione. Per questo è tutto. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.